Cari amiche, cari amici, mattinata di lavoro qua al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove stiamo lavorando per sbloccare, per accelerare, per progettare, per finanziare tante opere pubbliche che serviranno agli italiani. A breve si prende l'aereo per andare a un'altra udienza del processo contro di me a Palermo, dove rischio il carcere per aver bloccato gli sbarchi degli immigrati clandestini. A maggior ragione preoccupa e sconcerta quello che sta emergendo in queste ore. Un giudice che ha liberato diversi clandestini, ha contestato le norme del governo sull'immigrazione, in passato emerge abbia condiviso diversi insulti contro di me come ministro e abbia addirittura partecipato col compagno a manifestazioni dell'estrema sinistra a favore degli immigrati, durante le quali si insultavano le forze dell'ordine al grido di assassini e animali. Ebbene, è motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni della Repubblica. Io conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buon senso ed equilibrio.